non lo so, c'è un casino che non si capisce niente, non ha senso. Cioè, io le cose, quando io personalmente la mia esperienza di vita produco di più e alla fine vedo che mi ha lasciato qualcosa che mi riempie il cuore di gioia, che lo trasmetto agli altri, e quando la smetto di fare sarò felice. Cioè, quando io metto lì e creo insieme agli altri, quando mi sento insieme agli altri, quando mi ammetto insieme agli altri. E sto in silenzio, cazzo, non nessuna lotta qui, nessuna lotta là. Lavoro su di me, lavoro. Sì. Materialismo è tutto in realtà di questo. Cioè è tutto pratica, è tutto pratica. Non c'è nulla di teoria. Sì, ma io ne esprimo i giudizi sulla realtà. Io non sto dicendo che sono una macchina perfetta. Io non dico che non esprimo giudizi, anzi sono un po' spraitare me. Perché, secondo me, andrebbe... Cioè, il problema della povertà e il problema delle violenze, il problema di tutto, non può essere posto al centro. Cioè, non può partire dalla povertà per risolvere la povertà, non so come dire. La cosa appunto più importante, cioè un principio, qualcosa personale che crei un piano solido, però se tu stavi per concludere, sì. metti al centro il femminicidio, per dire, e esamini il femminicidio, si scusa sul femminicidio, il femminicidio non può essere al centro della nostra discussione, perché è un punto comunque periferico, perché se parli di femminicidio, risolvi il femminicidio, crei qualcosa di un problema da un'altra parte. Cioè, perché appena ridistribuisci il denaro, per esempio, se adesso magicamente il denaro fosse perfettamente distribuito in tutto il mondo, allora io qui voglio rimanere. Perché? Cioè, perché? Perché dobbiamo avere tutti questi soldi? Perché dobbiamo avere tutta questa uguaglianza? Perché? Perché? Cosa cerchiamo? Cos'è che dentro di noi vogliamo sentire? Cioè, non lo so, una persona con una bassissima conoscenza politica, sociale, che cazzo ne so. Ma io posso dire nella mia vita che appena mi pensando a stare bene non vuol dire avere ah,
pensare, soldi. Certo. E allora cos'è il tuo? Mi sento con meno pensieri sotto... Pensieri di merda.